Abbiamo il collegamento con il presidente Zigarelli, quindi siamo riusciti a raggiungerlo, avevamo preso appuntamento in mattinata, ci siamo risentiti nel pomeriggio. Allora, presidente, innanzitutto grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Allora, presidente, innanzitutto nuove misure, chiediamo dei chiarimenti, perché in effetti il PCM di Conte ci ha spiegato che calcio dilettanti a livello regionale si può fare, non si può fare a livello provinciale. Partiamo da questo e poi andiamo al calcio giovanile. Quali sono le categorie che si possono disputare con competizioni? Per quanto dichiarato dal PCM, si può giocare dall'eccellenza fino alla seconda categoria per il calcio a 11, eccellenza femminile, e poi per il calcio a 5 dalla C1 fino alla Serie D, ossia tutti quelli campionati che fanno parte dell'organico del Comitato regionale, stanno sotto la gestione del Comitato regionale campano. Quindi al momento è sospesa l'attività campionati per quanto riguarda la terza categoria, che ancora non è la partita nelle varie delegazioni. Premetto che però il campionato regionale di terza categoria è un campionato che viene organizzato da voi, ma da noi come comitato regionale, ma dato in gestione a quelle che sono le delegazioni provinciali. Allora, passiamo adesso al calcio giovanile. Attività di base, si può fare allenamento logicamente in modo individuale, però l'attività di base non può svolgere partite, diciamo, di torneo. Da quello che dice il protocollo, al momento l'attività di base, quindi le categorie che vanno dagli esordienti a scendere, ai piccoli amici, diciamo, prevedono quello che è, diciamo, il protocollo di agosto, ossia gli allenamenti individuali. Noi siamo in attesa di un chiarimento, domani ci dovrebbe essere un incontro tra il ministro Spadifora e le varie federazioni per chiarire poi su quelli che sono i campionati giovanili chi può giocare e chi no. Perché in effetti va detto questo, noi abbiamo letto campionati giovanili, regionali si possono fare, provinciali no. Quindi se io ho una squadra, una scuola calcio con una squadra provinciale e una squadra regionale, paradossalmente una gioca anche le partite e l'altra non le gioca, perché poi i campionati regionali li fanno anche le scuole calcio, non le fanno solamente le squadre di Lega Nazionale Dilettanti. No, la categoria dilettanti, diciamo, viene fatta come under 19, under 18, rientrano quelle società che sono dilettanti e svolgono quei due campionati di cui ti ho detto prima. Per quanto riguarda le scuole calcio, possono svolgere anche, come diciamo, pure settore giovanile, campionati che vanno dall'under 17 a scendere fino all'under 14. E come bisogna comportarsi? Se fanno campionati regionali possono svolgere la competizione? Direttore, il problema è che siamo proprio in attesa, noi come comunicati non abbiamo pubblicato nulla stasera, se lei ha letto il comunicato del CR Campania, perché mi sono confrontato con il presidente del settore giovanile scolastico, il quale è in attesa di chiarimenti che dovrebbero arrivare nella giornata di domani, proprio per precisare quali sono i campionati a cui si può partecipare come competizione. Quindi avete gli stessi dubbi che abbiamo noi, aspettiamo che qualcuno ci illumini in effetti. Ci vogliono dei chiarimenti, visto che anche qualche post può trarre in inganno, in quanto non sono chiari e specificano in modo perfetto quelli che sono i campionati che si può giocare, ossia qualcuno parla di attività di base, metteva insieme i giovanissimi, non comprendeva che i giovanissimi, ossia l'under 15, che poi i giovanissimi fascia B under 14, rientra in quelli che sono i campionati di settore giovanile e possono anche essere svolti a livello regionale. Allora, presidente, aspettiamo chiarimenti, però adesso qualche domanda su come vanno rispettate le misure anti-Covid in campo. Per esempio la mascherina in panchina, chi deve fare attenzione che venga rispettata? L'allenatore, la società, l'arbitro? Allora, noi dobbiamo tutelare quella che è la salute di tutti quanti i nostri tesserati dirigenti, ma partendo dal singolo calciatore, che deve pensare per il bene di se stesso e di tutta quanta quella che è diciamo, la squadra, allo stesso tempo la propria famiglia, tutelare quella che è la propria salute. Quindi io invito i calciatori a tenere la mascherina indossata sulla panchina, un controllo deve avvenire da parte soprattutto del dirigente accompagnatore e poi anche l'assistente nei campionati, diciamo, con
con gli assistenti arbitrali, oppure direttamente l'arbitro può invitare ad indossare la mascherina, che lo fa sempre per la tutela della salute prima del calciatore e poi dei propri compagni di squadra. Presidente, le nuove misure intervengono anche per quanto riguarda la presenza allo stadio degli spettatori, perché si parlava di un 15%, se non ricordo male, di presenza garantita e consentita. Il DPCM parla, in questo caso chiaro, parla di un 15% per un massimo di 1000 spettatori all'aperto e un massimo di 200 spettatori al chiuso, in questo caso per i campionati di calcio a 5. Quindi sono le società che debbono essere poi garanti e rispettose delle norme? Le società devono rispettare quello che è l'accesso alle strutture, quindi devono, in base alla capienza, andare ad individuare il numero massimo di spettatori che possono accedere al campo. Le anticipo che io nella giornata di oggi stavo cercando con una società di biglietteria, diciamo, di poter permettere quella che è la prenotazione del posto. Dovremmo sottoscrivere quella una convenzione per offrire un servizio alle società, le quali, una volta indicato il numero massimo della capienza dei propri settori, possono tramite internet andare a, diciamo, far sì che i propri tifosi si prenotino quello che è l'invito oppure il biglietto nel caso in cui l'evento è a pagamento. Presidente, vostri delegati, commissari di campo, arbitri possono segnalare il mancato rispetto delle misure anti-Covid? Guardi, noi non siamo noi quelli che fanno i controlli per quanto riguarda la non attuazione del protocollo. Ci sono gli organi sanitari che devono intervenire sul territorio. Quello che abbiamo fatto a inizio campionato è far girare i commissari di campo, ma per supporto alle società, far essere di aiuto e far comprendere come funziona il protocollo. Devo dire che le nostre società, le società campane, i dirigenti hanno compreso da subito quali erano i punti cardine di questo protocollo e quindi io mi complimento per loro per aver attuato quelle che sono tutte le procedure. Ho i miei ospiti, innanzitutto le faccio, tra poco intervengono e le faranno delle domande. Volevo chiedere, secondo lei questo mini lockdown, se così vogliamo dire, queste misure più ristrette, che ci aprono alla possibilità di un nuovo lockdown, oppure lei ritiene che non sia un fatto che può giungere nuovamente? Io non mi auguro che accada quello che è un blocco totale di tutte quante le attività. Noi dobbiamo comprendere che già con questo mini lockdown, quelli che sono, se consideriamo i tesserati dell'anno scorso, abbiamo fermato oltre 20.000 ragazzi, quindi dagli esordienti a scendere. Questo significa veramente poi andare a creare quello che è un problema. Qualcuno parla ancora di sindrome della capanna. Dobbiamo comprendere che, come ha detto anche il Presidente Sibilia, non siamo noi gli untori. I colleghi del Nord, che hanno avuto un blocco da parte della Regione, si lamentano perché ritengono giustamente che il contagio non avviene sui campi. Stiamo avendo, diciamo, dati da cui risulta che il contagio avviene più per rapporti di parentela, quindi il contagio arriva sui campi, non parte dai campi, io sono certo di questo. Perfettamente, cioè arriva, ma non è che parte dai campi. Dobbiamo sempre considerare che noi giochiamo all'aria aperta, su spazi ampi, quindi è difficile che possa avvenire una cosa del genere. Io quello che raccomando, come dicevo prima, è attuare al massimo quello che è il protocollo. E devo dire che anche nelle scuole calcio, che sono state molto rispettose, poi i bambini sono quelli che forse rispettano di più le regole, sono a volte da ci insegnano quelle che regolano a noi adulti, quindi indossano la maschera. Gli adolescenti dovrebbero imparare un po' di più dai bambini. Non l'ho sentita bene, scusi. Dico, gli adolescenti dovrebbero ricordarsi di più dei bambini e imparare di più dai bambini. Gli adolescenti sono quelli un po' più irrefrenabili. Vabbè, sappiamo che con l'aumentare dell'età a volte il nostro carattere si modifica, però comunque i bambini. Il fatto, io mi auguro che il Ministro nella riunione di domani, in base anche a quello che si dirà col Presidente della FIGC, della LND, possa comprendere che noi comunque non far, diciamo, giocare le partite ai
ai bambini comunque li blocca, perché è vero sì che si mantengono in allenamento con quello che è l'allenamento individuale, però la voglia del ragazzino è quella di confrontarsi con i compagni e con gli avversari. E dobbiamo comprendere che comunque solo in Campania, io mi rifaccio ai numeri dell'anno scorso, avevamo tesserati per quanto riguarda le categorie delle sardine da scendere 21.000 ragazzi, quindi bambini, quindi parliamo di numeri veramente importanti. Allora adesso le trasferisco una considerazione di mister Daniele Serappo, che credo lei conosca benissimo. Vabbè. Buonasera Presidente, io volevo fare per inciso i complimenti al Comitato regionale per aver indetto questo corso di management dello sport, che trovo un'attività assolutamente qualificante del Comitato regionale Campania, assolutamente qualificante, all'avanguardia, perché la formazione è veramente un qualcosa di troppo importante. E allora, ci tenevo a dirlo, questo a prescindere. Riuscite a sentire oppure glielo dico io? La sento lontanissimo, la sento. Vabbè, è lontano. Complimenti per il corso di management che state organizzando. Ritiene Daniele Serappo che puntare alla formazione è certamente un qualcosa che qualifica il comitato. La formazione è alla base della crescita, io l'ho sempre detto e lo continuerò a dire. Io ringrazio il presidente del CONI Roncelli, che insieme alla scuola dello sport regionale dello sport del CONI ci ha dato la possibilità di organizzare questo corso, che ha avuto in verità un grande successo. In 24 ore abbiamo superato le 70 domande, stanno continuando ad arrivare. Io mi sto attivando per fare in modo che tutti possano partecipare. Comunque già parlando con il presidente Roncelli abbiamo detto che chi non dovesse entrare a questo corso comunque daremo la possibilità di farne altri, quindi ci sarà la possibilità di fare un altro corso sempre in management dello sport. Si parte da quella che è una formazione, quindi in questo caso non del campo, ma una formazione in quella che è l'organizzazione di una SD o di una SSD. Questo serve perché, come ho sempre detto, nel calcio ci sono tante figure, è importante che i dirigenti conoscano quella che è, diciamo, la gestione di un'associazione dilettantistica, perché ormai si va avanti, le norme cambiano, non è solo dal punto di vista organizzativo, ma ci saranno pillole per quanto riguarda anche quella che è la parte fiscale delle società, delle ASD. E anche relativamente alla formazione, mi sembra di poter dire, come dicevamo anche prima a microfoni spenti, che le società in Campania stiano rispondendo assolutamente bene in seno proprio alla base della formazione alla partecipazione del Covid. Sì. Ok, allora Presidente, io la ringrazio per la sua grande disponibilità e ci ha chiarito tanti punti. L'aspetto per sapere appunto i punti oscuri che meritano qualche nuovo intervento e chiarimento. Noi aspettiamo nella giornata di domani e poi nel caso ci riaggiorneremo. Ok, grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie. Grazie.